Ricca, sei un po' carico. Stiamo caricando la macchina. La macchina, il jeepom. Perché se no non ci si va. È un po' pieno, è un po' gonfia. Va bene, dai. Insomma, Ricca, impressioni a freddo, perché a caldo non si possono da ora. Oh. Com'è? Bene. Facciamo un bel viaggio, speriamo di non beccare i ciclisti. Speriamo di no. Si non rompono a te. Ma sei cario? Dimmi quanto sei cario. Tanto, non da 10? Boh, 1000. Boia. Vedi per la prima volta Pietrafitta, ti innamorerai di questo lago. Vedremo. Secondo me sì. Sei pronto a fare la big? Non mi mancherebbe. Allora Rick, siamo carichi. Siamo carichi, siamo in viaggio, siamo praticamente per ora a Firenze Sud e niente, tra circa un'oretta e 45 saremo a destino e niente, siamo carichi a bestia, speriamo di bucare tanti pesci e mi auguro che la pescata vada nel meglio dei modi. Speriamo, speriamo, dai. Ricca, impressioni su quello che però per ora vedi? Bello, molto molto? Sì, sì, tenuto molto bene. Tra poco ragazzi saremo in pesca, se Dio vuole. Ci rivediamo più tardi. Ci siamo appena arrivati alla posta 12. Ah, che goduria! Che goduria! Subito dopo aver lanciato le canne abbiamo iniziato a pasturare. La distanza a cui avevamo lanciato le canne era di 110 metri, stavamo pasturando a 104-105 metri. La profondità era di 7 metri e mezzo e abbiamo scelto questa profondità perché subito dopo, quindi circa 120 metri, trovavamo 9 metri e mezzo di fondo. Abbiamo scelto di pescare su meno profondità perché le giornate erano calde e pensavamo che il pesce stesse stazionando proprio a quella da profondità. Stavamo pasturando con alcune palle preparate precedentemente a casa. Queste palle erano veramente imbevute di liquido, così che potesse fare un bel alone nell'acqua e creare una nuvola attrattiva spaventosa. Allora ragazzi, canne lanciate, abbiamo pasturato, abbiamo montato tutto l'accampamento, tende, gazebo, zona giorno, salve, salve. Gazebo, zona giorno e tenda, zona notte, tutto collegato, come è giusto che sia. Ecco qua l'accampamento nomade. Così che possiamo pescare per bene. Questo è Pietrafitta, ragazzi. Meraviglioso.
quanto ti può galvanizzare insegnare la gente, eh? Comunque, oh, se i pesci non mangiano, bella piada con la Nutella là, oh, sei cario. Dica. Allora, se permette una canzone molto bella. Comunque, abbiamo buato due pesci. Lui l'ha portato a Guadino, io no. Comunque, siamo carichi, si sta finendo la cena e speriamo di bucare qualche pesce, perché questa giornata è stata non tanto proficua. Domani andiamo a mangiare. È la mattina del giorno 2 e abbiamo deciso di cambiare totalmente pastorazione. Non più a base di palle, ma a base di palline, dippate e un misto di granaglie. Questo perché le palle non avevano risposto nella maniera adeguata e quindi abbiamo preferito utilizzare palline e granaglie per far sì che rimanessero un po' più a lungo sul fondo, così da poter fare un bel tappeto bello attrattivo. Mentre che continuiamo a pastorare, vi volevo illustrare la mia attrezzatura. Come canna da pesca ho utilizzato delle Shimano TX2 3.5 Intensity 13 piedi, in abbinata a due mulinelli Daiwa Emblem D45. Invece come canna da spombe ho utilizzato una Free Spirit S-Lite SPM, una canna molto rigida, in abbinata a un mulinello XDB Shimano Spombe. Devo dire che questa attrezzatura mi piace molto e mi ci trovo molto molto bene. Allora Ricca, siamo arrivati anche al pranzo del giorno 2. Un ottimo pranzo, direi. Pastina col tonno. Sì, dal chef. E è contento di questa per ora inizio pescata? Sì. Per ora sì. Bene. Ha qualche pesce in più e siamo a posto. Ottimo. Thank you.
giorno? 3. Sono le 5 e mezzo. I pesci cominciano a mangiare. I pesci cominciano a saltare, quindi è l'ora di cominciare a pasturare. Abbiamo scelto di fare una pastura fioccato pelle. Fioccato pelle per fare un bel po' di nuvola, per vedere se entrano i pesci, perché tanto sul fondo ci sono già le palline di oggi pomeriggio. Che ci sono tutte le palline che stanno lavorando. Vediamo se ce la facciamo da farle attirare con questo fioccato qui tutto bello punto. Dico, se entrano ne vedremo delle belle. Vediamo. Ecco cosa farà l'effetto nell'acqua, questa nuvola con il fioccato che, essendo addensato dal go, arriverà sul fondo e farà un bel letto bianco. Speriamo che questo alle carpa piaccia. Com'è, ricca? Ultima cena sobria, mezzo chilo di pennette alla matriciana, siamo avanti. E vino. Quindi... E lì dai. Allora, fine sessione, abbiamo già caricato tutto. L'ultimo con la nebbia, l'ultimo sfondo di pietrafitta, e ora ci aspettano tre ore di macchina per tornare a casa. È stato bello, al prossimo anno.